Ciao a tutti, io sono Rago, bentornati a un mio nuovo video. Lei è? Lidia, ciao. Non cambi mai nome? No, Lidia, ciao. Vabbè, nella speranza che tu cambia nome, che possa cambiare nome. Sigla! Bentornati, oggi parliamo dei liquidi di Vape Street, ne abbiamo 4. Partiamo da questo. Facciamo metterlo a fuoco, così. Bel boccione enorme. Come al solito la luce non ci assiste, a parte che sono. Hanno una confezione metallizzata, quindi riflette tantissimo. Allora, questi li avevamo già preparati, erano aromi. Abbiamo aggiunto la base. Questi sono senza nicotina, quindi li possiamo assaggiare. Secondo me questo qui è molto molto buono. Il Pandoro No, adesso che hai sembra detto Pandoro sembra Pandoro, no? Non Pandoro. è Pandoro. Sì, il No! Pandoro. Assaggiare? No, non voglio Non è assaggiare. Pandoro. Adesso che hai detto Pandoro, però un po' ci assomiglia. Comunque Pandoro. non è Pandoro. Cioè, probabilmente non è lo zucchero, ma è un'altra cosa. Zucchero vero. Allora. Molto, molto più delicato al sapore che all'odore. Ma non è Pandoro. Prova, poi diciamo che cos'è. Se magari schiacci. Non è Pandoro. Non c'entra niente col Pandoro. O perlomeno ci potrebbe essere un ingrediente che ti fa sembrare Pandoro. Hai capito? C'è qualcosa di limone. No. Svegliamo il mistero. È mandarino con crema di latte. Quindi probabilmente quello che tu senti il dolce del mandarino. E la crema di latte potrebbe somigliare un po' a una crema di burro e quindi ti tende verso il pandoro. Buono. È buono, sì, è È delicato, è dolce. dolce, ma c'ha la punta di dolce, non è dolcissimo, perché non ti lascia un attimo la bocca dolce, non è che è cremoso, è morbido. Molto morbido. Questi qua fanno parte della linea Dump Boss Hai o uno, non so se un uno o un hai, è il numero 3. E infatti qua c'è scritto Sweet Monday e cream. Quindi Buono. buono, sì. Vedi, dolce Anche se non si mandarino. riconosce il mandarino, eh? Sembra più limone. Da, perché coperto, sì, è arrotondato un po' dalla crema, non male. Otto e mezzo. Sì, perché comunque si sente che è una crema. Buono, buono. Adesso facciamo il Dump Boss I1, numero 5. Cromatura che rende praticamente tutto che non si vede. Perfetto. Proviamo con la boccia. Anche questa è più, guarda, è più opaca come liquido. Lo giro così almeno al riflesso.
e di meno, una gittatina, tanto apri, io mando via un po' di vapore da qua. Adesso si sente molto di più una cosa che c'è dentro di quando l'ho preparato. Già che... Non lo riconosco. Qua non lo riconosci? No. Perché si nasconde un po'. Si nasconde un po'. Vediamo se assaggiandolo lo riconosci. Bello, è abbastanza denso. Che si riconosce. Tanto attacchi di coronavirus. Sono due... È una frutta e una bacca. Il stillo? No, no, per niente. È una pera con la vaniglia. La pera con la vaniglia. È una pera vanigliata. È una pera con una vaniglia custard. Bacca perché la vaniglia è una bacca. Buono, però non lo riconosco. E se ti dico cosa somiglia, mi dici che c'ho ragione. Il fruttolo. Che ne so, il fruttolo non l'ho mai mangiato. Non l'hai mai mangiato il fruttolo? Perché, non so, la vaniglia si mischia un po' insieme alla pera, sembra quasi il fruttolo al formaggino. Non hai mai mangiato il fruttolo? No. È buonissimo. Anche questo è buono. Anche questo, come l'altro, coronavirus, anche questo come l'altro rimane dolce, ma non eccessivamente, perché rimane morbido e cremoso. Sono due liquidi dolciastri e cremosi. A questo quanto gli dai? 8. Sì, anch'io, come l'altro, perché sono cambiano di sapore, ma sono simili come preparazione. Buoni. Che allora, non li riconosco. Non li riconosci perché è il tuo difetto. Questi li abbiamo provati sull'El del Dragon e ora andiamo a provare gli altri due sul Profile. Allora, partiamo da questo. Questa è la linea V-Ape. Ci sono sulle ape come scimmia, perché ci sono sulle scimmie. Questo è il Chimp. Tanto vabbè, lei si fa la bocca con un'altra roba. Nicotina. Non si dice. Io vorrei sapere come fai a sentire i gusti se ti infili in bocca altra roba. Qui sono tre. Non ci arrivi. Effettivamente si mischiano anche loro un po'. Comunque c'è dentro della pesca. Quella l'avevo sentita. Solo quella. Dovrebbe esserci... La prevalenza è perché qui ci sono le cose graduate, se metterà fuoco, non metterà fuoco. Ci sono queste cose graduate e la prevalenza dovrebbe essere pesca. Poi dovrebbe esserci dell'arancio e poi dovrebbe esserci una punta di lampone o mirtillo, lampone, adesso non mi ricordo bene.
abbassare un po' perché. Buono. Allora, prima di tutto, lampone, mirtillo, quello che sia. Che come ormai saprete è ciò che odio. Si sente pochissimo e quindi deve essere solo messo per fare la punta di dolce. Perché magari l'arancio rimane un po' più aspro. La pesca si sente. Ma io lo sento il mirtillo. O lampone, quello che sia. Io sento la pesca, sento l'arancio. La pesca non sembra una pesca normale. Sembra pesca. Non è pesca frutto, sembra più pesca tipo pesca sciroppata o qualcosa di dolce. Pesca dolce comunque, da caramella alla pesca, roba del genere. Non sento niente. Tu non senti niente? Certo. Sento solo il lampone? No. Il mirtillo, quello che è. No, prova. Man mano si sente. Se fai qualche tiro, senti la pesca. Comunque è un liquido buono, fruttato, senza ghiaccio, senza niente. Allora si sente. Dopo che fai uno o due tiri, le senti. È dolce pure questo, eh? Sì, ma non sono dolci troppo forti. Certo, uno che vuole una cosa amara non va bene, uno che vuole una cosa aspra non va bene, a chi piace la roba piuttosto dolciastra va bene. C'hanno quasi il dolce di una caramella, quel dolce che ti lascia in bocca una caramella di quella alla frutta, tipo le gelatine gommose. Che c'è sullo zuccherino, ma poi senti l'aspro della frutta. Anche a questo gli do un 8. Perché non è cattivo, non è una roba stellare, che uno ti dice Madonna, no? Però buono. Passiamo all'ultimo, anche questo V8 Tamarind. Oddio, Tamarindo. No, non è il Tamarindo. Perché? Tanto pulisco. Anche qui arancio. Arancio, Fragola? No. No. No, non ci sono frutti rossi qua. Pesca? No. Arancio e mango. Ah, mango. Almeno teoricamente dovrebbe. Ma sul mango siamo sicuri, sull'arancio c'è stato un po' di dubbio fra arancio e mandarino, però dovrebbe essere arancio. Presumo che siano tutti comunque estratti anche dai frutti, perché crea un po' di sospensione oliosa sopra, tipo quando avevamo provato quello al mandarino, che rimaneva proprio l'olio del mandarino, quello rosso, quello che avevamo provato del mandarino, quello rosso. Era rosso. Rosso, sì, rosso arancione. Abbinamento strano. Non c'entra niente con l'odore, col profumo che ha. Esce una cosa tutta diversa. Si mischia l'arancio e il mango.
e viene fuori un'altra cosa. Ma questo si sente bene arancio e mango. Però viene fuori un'altra cosa. Questo è meno dolce, questo è più aspro. Questo è un po' più aspro, cioè meno, ti lascia la meno bocca, meno la bocca dolce. Si sente sicuramente più l'aspro dell'arancio. Sì. Il mango si sente dopo. Comunque questi qui come bilanciamento sono 3 e 3, quindi è pari a arancio e mango. Si vede. Arancio e mango hanno gli stessi puntini di dosaggio. Però c'è una nota strana. Non lo so. Il mango, dici che il mango, sì, è il finale del mango, si sente all'ultimo il mango. Si sente all'ultimo il mango, però non è un mango maturo, sembra quasi un mango un po' più acerbo. La punta di acidino del mango un po' più acerba. E questo non so se dagli 8 o 9. 9 per no, 8 perché è buono come gli altri, 9 perché non è dolce come gli altri, quindi potrebbe essere un punto a favore per chi non ha chi non vuole troppo il dolce. Te cosa ne pensi? No, per me è sempre 8. Sempre 8? 9 forse perché si distinguono meglio i gusti. Si distinguono meglio dagli altri. Sì. Perché gli altri tre in generale erano gusti più mischiati fra loro. Sì. Questo qui senti subito l'arancio e e poi poi il il mango. mango, sì. Che non è male. Inutile. Guarda, è venuto il cerchiolino, ma che va giù e non è stato ripreso. Non mi sai Non mi so fare. fare, no, me ne viene uno ogni 1000 volte. Va bene, direi che il video può concludersi qui. Finito? No, non è finito, stiamo salutando, stiamo. Ciao. No, no, ciao adesso, un attimo. Un attimo. Quindi tutte le due linee qui, che poi non sono tutte perché poi vabbè, vi metterò i dépliants solo di quelli che ho fatto perché mi hanno mandato tantissimi dépliants. Ma vi metto le due linee che ci hanno mandato con gli altri gusti. Sono scritte in tedesco, quindi dovrete, se vorrete capire che cos'è, o andate sul sito o ve le traducete come abbiamo fatto noi. Un ringraziamento a mia cugina perché mi ha aiutato, che non capivo il tedesco. Ciao! E niente, se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento, lasciate il like, condividetelo. Seguite le mie pagine e, come al solito, come sta succedendo, vi metto sotto i contatti degli altri membri della crew, che anche loro hanno ricevuto alcuni di questi prodotti. Se vi interessa, andateli a vedere. Vi lascerò sotto i contatti di Vape Street. Ringrazio i ragazzi di Vape Street per averci mandato questi prodotti. Te vuoi aggiungere qualcosa? No. Vuoi salutare? Ciao. Così. Ciao a Così, tutti. così, Così, ciao. ciao a tutti, alla Ciao. prossima!